Hola, ciao, ave gente. Oggi torno a casa, nel senso che ci vedremo allo Juventus Stadium, all'Allianz Stadium. Sarò presente su invito di un brand che vi svelerò su Instagram mentre partirò per andare allo stadio, quindi sarò nel settore hospitality, questo ve lo dico sin da ora, e sono contento perché andrò allo stadio, tornerò allo stadium dopo un pezzo. L'ultima volta che sono andato allo stadio era con Kinoshi, dove abbiamo incontrato Cristiano Ronaldo. La prima volta che torno allo stadium, post lockdown, post pandemia, è la prima partita dopo l'addio di Cristiano Ronaldo. Coincidenze? Io non credo. Credo proprio di no. Tra l'altro, lo dicevo l'altro giorno su Instagram, penso di portare sfiga perché sono andato a Barcellona per vedere Messi e hanno venduto Messi. Ora vado a Torino a vedere la Juve e hanno venduto Ronaldo. Quindi ero fisicamente a Barcellona e a Torino nei giorni in cui il Barcellona e Juventus disputavano le prime partite senza i due fenomeni. È colpa mia, è puramente colpa mia, ragazzi, non ci posso fare niente. E andrò a vederla con la mia fidanzata che ho portato allo stadio, sentite quante coincidenze, anzi non allo stadio, ma allo stadio, a Ferrara, al Massa, a vedere Spal Juve, ultima partita ufficiale prima della chiusura degli stadi, perché la partita successiva è stata Juve-Inter. Quella giocata a porte chiuse, e poi c'è stato il lockdown e si è fermato tutto. Quindi, veramente, oggi un insieme di coincidenze pazzesche. Però anche questo è calcio e a me piace sviscerare tutti questi piccoli argomenti. Poi magari a voi non ve ne frega niente. Quindi parliamo di calciomercato, che mi state già scrivendo in troppi, ragazzi, ho Instagram che sta scoppiando, eh. Quindi, perché? Perché aprite OneFootball, mi andate a leggere tutte le notizie e volete capire di più se sono vere, se sono false, se mi piacciono i nomi oppure no. OneFootball, il link per scaricarlo è ovviamente qui sotto in descrizione, quindi vi invito a farlo perché c'è da tenerlo monitorato. Per chi stasera non può vedere la partita e quindi seguire in tempo reale, per chi vorrà vedere gli highlights alla mezzanotte, per chi vorrà capirne di più delle reti di Ronaldo. Perché una cosa è certa, di Ronaldo non ne parlerò più, non è più un calciatore della Juve, è un nostro avversario, finita qua. Ho già, penso, analizzato nel dettaglio l'argomento Ronaldo in più di un'occasione. In questi ultimi video che ho portato sul canale sono andati veramente molto bene, ovviamente l'argomento è di tendenza, ma vi ringrazio per l'affetto che avete lasciato in tutti i video, nei commenti, perché qua è una questione proprio personale. Io ieri sera ho voluto pubblicare una foto per chiudere il cerchio legato a Ronaldo in bianco e nero, ho detto ciao e finisce lì. Voglio aggiungere solo un'ultima cosa. Apprezzo più il fatto che sia andato lo United piuttosto che il City, ma non è che mi cambi molto a livello di concezione personale perché li sono affaracci suoi e basta, però apprezzo di più vederlo lo United. Vederlo al City mi avrebbe fatto ancora più arrabbiare nei suoi confronti della sua percezione umana, ma questi, ripeto, sono affaracci suoi e ora buona vita Ronaldo, noi pensiamo a noi. È ovvio che a livello tecnico lascia un grande buco e ve lo dicevo nel video di ieri, secondo me ragazzi siamo più scarsi, cioè è inutile prendersi in giro, siamo più scarsi. Siamo più scarsi e guardando il nostro reparto offensivo, l'inserimento di uno tra Moise Kean e io ieri avevo aggiunto Ciro Immobile per il discorso legato ai CTP non sarebbe male. È ovvio che uno mi vale l'altro, a questo punto, uno tra Kean e Immobile, dato che sono gli unici due attaccanti professionisti di alto livello in grado di giocare in Champions League con un livello quasi europeo. E tesserabili della Juventus senza occupare uno slot, andrei su uno di quei due più un centrocampista. Per come ragiono io, farei così, ok? Io andrei su un centrocampista, credo, ma non un centrocampista a caso, cioè un centrocampista forte, perché il ragionamento è semplice. Una volta avevi un grandissimo finalizzatore, perché Ronaldo era un grandissimo finalizzatore, ma non facevi gioco, eri orientato solamente a difendere e grazie alla sua fiammata a risolvere la partita con la sua giocata negli ultimi metri. Gli ultimi anni sono stati così, ragazzi, non prendiamoci in giro. A parte qualche exploit magnifico di partite in cui siamo riusciti a tirare fuori qualche cosa, a livello di centrocampo disastrosi nelle ultime 3 stagioni, e quindi dovevamo per forza di cose dipendere da Ronaldo perché tanto un gol lo faceva, come diceva Allegri di Higuain nel 2017, prima di trovare la boccata di ossigeno con quel 4-2-3-1 in cui tutti respiravano. Ora sicuramente ci togliamo un problema, l'unico vero problema tattico che ho evidenziato in questi anni, la convivenza di Dybala e Cristiano Ronaldo. Chi la riempie l'aria la riempirà qualcun altro adesso, il centravanti, quello che giocherà da attaccante, magari insieme a Paulo Dybala, perché a questo punto credo che sarà 4-2-3-1, a tutti gli effetti, puro, tranquillo, normalissimo, magari Chiesa da una parte, Kulusevski dall'altra e Morata davanti. Per quello vi dico, forse serve un centrocampista. È anche vero che se giochi col 4-2-3-1 i centrocampisti sono solo due, adesso che Arthur sta per guarire, e Locatelli, McKennie, Rabiot,
Bentancur, eventualmente Ramsey, che adesso è infortunato, per due posti questi sono tanti forse. Quindi probabilmente capisco l'opzione di prendere un attaccante perché vuoi giocare a trazione anteriore, ancora una volta. Ripeto, per come sono fatto io andrei su un centrocampista. È ovvio che se devi giocare col 4-2-3-1 forse ha senso prendere un attaccante con delle caratteristiche diverse da quelli che hai in rosa. Quindi una prima punta vera di ruolo, no? Che non è proprio una vera prima punta, lo sappiamo, può giocare prima punta, nessun tipo di problema, però può giocare anche molto sull'esterno, quindi un 4-3-3 eventualmente potrebbe venirci fuori, però nel 4-3-3 il Balo fa la punta, o c'è sempre stato quell'antico problema, no? E quindi bisognerebbe capire poi come incastrare il tutto, ma lì sono affaracci di Allegri, a dire la verità. Ed è per quello che si pensava anche a un esterno, il nome di Eden Hazard ieri è venuto fuori, signori, il nome di Eden Hazard è venuto fuori. È un grandissimo campione, penso che a livello tecnico uno come Hazard non ci sia, non so quanto sia vantaggioso in questo momento inserire la rosa dell'evento su un giocatore che dovrebbe farti la differenza ma che spesso è infortunato, ma spesso, anche perché noi ormai siamo stanchi, siamo logorati da questa roba dei giocatori perennemente infortunati. E gasarci con un arrivo come quello di Eden Hazard, ribadisco, un giocatore fortissimo, che poi magari durante la stagione ti salta 10-15 partite, fa presto a calare, quella voglia. Poi, se Hazard è integro, ragazzi, è uno dei giocatori, in teoria, più forti che si sono visti negli ultimi anni, anche in ambito europeo. Al Real non ha fatto benissimo, ma il Chelsea era un'ira di Dio, qualcosa di imprendibile. E nel caso il 7 si è liberato. Quindi mi piacerebbe, però, occhio al discorso legato agli infortuni, perché, ribadisco ancora una volta, è un giocatore che, leggevo una statistica ieri su Twitter, su tipo 700 giorni che è stato tesserato Real Madrid, 400 giorni li ha passati in infermeria, più della metà, quindi una roba un po' pericolosa. Invece c'è Mauricio Icardi che, a quanto pare, la Juventus sta insistendo su Icardi perché è il profilo preferito da Max Allegri. La mia su Icardi la sapete, ragazzi, la mia su Icardi la sapete. In questo momento Kane è molto vicino al ritorno alla Juventus e dovrebbe essere lui, no? Però attenzione a Icardi, perché se si muove qualcosa tra Parigi, qual è il discorso? Il discorso è che Icardi vorrebbe rimanere al PSG perché Mbappé probabilmente andrà al Real e quindi potrebbe giocarsi le sue carte. Però in questi momenti, in queste ore, mentre vi sto parlando, il PSG sta pensando che se esce Mbappé prende Haaland. 4 giorni dalla fine del mercato stanno pensando di fare questi movimenti e già siamo nell'unica sessione di mercato nella storia dove Ronaldo e Messi si sono mossi contemporaneamente cambiando squadra. Se si spostano anche Mbappé e Haaland, io direi che possiamo etichettarla come sensazionale, incredibile, irripetibile, veramente qualcosa di assurdo. I due big del passato e quelli che in questo momento sono i due big del futuro potrebbero cambiare casacca tutti. Haaland però, in teoria, dalle voci che girano, vorrebbe andare in altri campionati come la Liga Spagnola e non in Francia al PSG, però sapete che tutto può cambiare molto velocemente. Dicevo, la mia su Icardi la sapete. Io in passato ho sperato nell'arrivo di Icardi alla Juventus per formare appunto insieme a Paulo Dybala un buon attacco, oppure per formarlo insieme a Cristiano Ronaldo, perché Icardi è una prima punta e io ho sempre detto che insieme a Ronaldo volevo una prima punta. Poi mi è parso di vedere un Icardi un po' più pigro negli ultimi anni e che quindi insieme a Cristiano Ronaldo probabilmente avrebbe fatto fatica. Io credo che sposarlo insieme a Paulo Dybala sia la mossa giusta, nel senso che sono una coppia perfetta. Uno è un centravanti, un cecchino, uno che ti fa gli appoggi, uno che gioca di sponda, uno che gioca di squadra, abile di testa. L'altro è un genio del calcio, un giocatore in grado di dipingere qualsiasi cosa con il suo piede e veramente sembrerebbe di andare a riformare Del Piero Trezeguet. Uno dei grandi limiti di entrambi probabilmente è la personalità, perché sapete anche come la penso su Paulo Dybala, nel senso, secondo me è un grandissimo giocatore ma non si avvicina nemmeno lontanamente ai Ronaldo, ai Messi e quella gente lì, proprio perché ci sono dei limiti caratteriali evidenti che ha portato fuori negli anni e dove in Europa difficilmente è riuscito a fare la differenza, è difficilmente riuscito a essere trascinatore della Juve e gli auguro di diventarlo adesso con il 10, uomo squadra, la fascia di capitano quando non giocherà Chiellini. Quindi oggi Paulo Dybala è veramente motivato, è veramente responsabilizzato e glielo auguro, perché gli voglio un bene dell'anima a Paolino mio e spero che rinnovi presto quel contratto. Non avrei scambiato Icardi per Ronaldo, cioè lo ribadisco tuttora, però voglio usare una figura retorica per farvi capire cosa sto provando in questo momento. Avete presente quando
giocate, no? Siete in campo, giocate una partita a calcio. E prima di quella partita il vostro unico obiettivo è vincere quella partita. Voi volete vincerla, ok? Nella vostra testa non c'è nessun altro risultato se non la vittoria. Poi passano i minuti e sei sotto. Sei sotto di due. Sei sotto di due e fai un gol. E manca un minuto. Quindi è 2-1 per gli avversari. Tu quella partita la volevi vincere, ma sai che in un minuto hanno la palla loro, la devono battere, tu la devi recuperare, devi riprenderla e andare a fare gol che ti permetterebbe almeno solo di pareggiarla. Preferisci perdere o pareggiare? Preferisci pareggiare, ma quella partita la volevi vincere. Non avrei scambiato Ronaldo per Icardi. Vi ho fatto l'esempio della Panda e della Ferrari. Lo torno a dire, non sono ipocrita, lo torno a dire. Ronaldo è tutta un'altra roba rispetto a Icardi. Però la partita sta finendo, Quella partita è il calciomercato e finisce martedì. E noi ora siamo sotto e dobbiamo recuperare e dobbiamo cercare almeno di pareggiare, e non riusciremo nemmeno a pareggiare perché non è un pareggio Icardi Ronaldo, ma è già qualcosa. E tra i nomi che si stanno facendo, Icardi secondo me è quello più pronto e più adatto per sposarsi con le caratteristiche di Dybala e della Juventus, perché a noi serve veramente un centravanti che riempia l'area di rigore, che giochi di sponda e che faccia divertire quei tre dietro, perché se a destra c'è Chiesa, dietro Dybala e a sinistra Kulusevski, per dire, potrebbe benissimo essere qualcun altro, perché poi occhio che Allegri potrebbe inventarsi una roba che ci ho pensato ieri, quel 4-2-3-1 famoso che si va a inventare per andare a Cardiff, Manzini ce lo mette sulla sinistra e Alvaro Morata, che storicamente è un giocatore che lotta tantissimo, in quella posizione lì e con Allegri io ce lo vedo. E Icardi e Morata andrebbero a gestire le palle alte, Dybala e Chiesa andrebbero a gestire sulle velocità, sui dribbling, uno sul lungo e uno sul corto, perché sono forti a fare due robe diverse. E verrebbe un 4-2-3-1 in cui Chiesa e Morata sono gli esterni e in cui fanno la fase difensiva ad alto livello, con in mezzo, che ne so, Locatelli e Rabiot, che mi stuzzica. Non dico che la squadra della vita, ma mi stuzzica. È una squadra che mi stuzzica perché è una squadra d'Allegri, e se a quella squadra di Allegri riesce a dare la fase difensiva, siamo a cavallo. Quindi a me Icardi piace, è inutile nasconderlo, ve l'ho sempre detto. Ad oggi non sono così sicuro che sia ancora un grande giocatore. In Italia probabilmente la differenza la farebbe ancora. Ci sono tante perplessità legate a Icardi, però presentarsi a Milano con l'Inter con lo scudetto sul petto e vedere Icardi con la maglia della Juve che esulta così, ve lo dico sin da ora, un pochino mi esalterebbe, non dico sin d'ora, un pochino mi esalterebbe. Ma mi piace anche molto Moise Kean. Io all'epoca ero contro la cessione di Moise Kean, soprattutto quelle cifre. In tanti mi hanno detto, sono cifre ottime. Secondo me la Juventus da Moise Kean doveva pretendere di più, in quel momento doveva venderlo, ha avuto necessità di venderlo. Però secondo me erano pochi quei soldi per un ragazzo del 2000, nuovo millennio, che aveva fatto così bene in quella stagione. Tra l'altro mi fa ridere, perché all'epoca, quando arrivò Ronaldo, Moise Kean era un esubero della Juve e si doveva dare in giro, dato che per dire, l'anno prima era andato all'Hellas Verona, non aveva nemmeno fatto molto bene, e invece era rimasto a giocarsi le sue carte. Io ho pensato, ma quando mai vuoi che giochi Kean? Invece in quella stagione lì Kean fa molto bene con la maglia della Juve, soprattutto quando Mandzukic si fa male, non è disponibile, e allora gioca lui da prima punta. E addirittura arriviamo a giocarci le nostre chance finali con l'Ajax, proprio con Moise Kean in campo e con Dybala che si fa male e che non è presente nella partita. Quindi corsi e ricorsi storici anche in questa occasione. Ora, nell'annata in cui invece va via Cristiano Ronaldo, Moise Kean è ancora chiacchierato, questa volta per ritorno. Poi l'anno scorso era chiacchierato Moise Kean, era vicino al ritorno in maglia Juve, ed ero molto contento perché, ve lo ribadisco, un giocatore che non occupa uno slot nella lista Champions, che è CTP, che è tuo, italiano, juventino, sei contento di averlo in rosa, giovane, di prospettiva, che l'anno scorso ha fatto anche molto bene a Parigi, sei contento di averlo in rosa? Io sarei contento di aver Moise Kean. Però l'anno scorso Kean lo stavamo trattando come arrivo per completare l'attacco, come quarta punta. Ora lo stiamo trattando come erede di Cristiano Ronaldo. La Juve si è ridimensionata in una maniera incredibile. Quindi non è un male, Attenzione, non è un male il ritorno di Moise Kean. Secondo me, però, pretendere che Kean possa sostituire Ronaldo è un po' eccessivo. Poi non so nemmeno se Kean diventerebbe titolare, magari sì, perché c'è Kai Jorge, c'è Kean, c'è Morata, poi sono quelli lì dopo i tre attaccanti, i tre punteros, i centravanti. E poi c'è Dybala, che è un ruolo tutto suo, lo sappiamo, ne abbiamo già parlato mille volte.
ovvio che l'attacco della Juve non sarebbe scarso, ma non sarebbe nemmeno paragonabile a quello che era prima con Cristiano Ronaldo. Ma dobbiamo dimenticare quell'era, quei tre anni, gli ultimi tre anni li dobbiamo prendere e mettere da parte e dedicarci ora al futuro della Juve, che sarà molto più squadra, si ripartirà da queste cose qua e io me lo auguro di vederlo già da stasera, già dallo stadio, tanto cuore. È quello che chiedo io, la mia richiesta alla Juventus post Ronaldo è questa: Juve, mettici il cuore.